Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 20 novembre 2020, traduzione marina. Estratto da Serafin Message 430. Tutte le fini sono temporanee, attraverso Rosi, 20 ottobre 2020. Ci sarà la fine di tutto questo comportamento innaturale. Il bisogno costante di sopprimere la verità di ciò che si conosce per paura di rappresaglie. Sarà anche la fine di quei crimini e di quelle circostanze atroci di cui ci sono così tanti esempi nel vostro mondo, che sono all'origine di tante menti turbate. Queste sono le menti degli obiettori, dei combattenti, degli ultimi assistenti, preoccupati non solo del proprio destino, ma del destino dell'intera popolazione mondiale. Questo è un fardello molto pesante da portare, eppure essi continuano a lottare e ci sono abituati. Anche questo cadrà. Il fardello sarà sollevato e voi potrete tornare a quel sentimento leggero e gioioso che avete provato da bambini o con i bambini. Chi sopravviverà a questo enorme cambiamento, infatti, diventerà infantile, piangendo e ridendo spesso e a turno, perché ci sarà tanto da ridere e da piangere. Avrà luogo la grande interruzione. Forse sentirete che questa è la fine del mondo e, in un certo senso, avrete ragione. Sarà la realizzazione delle vostre peggiori paure. Che qualcosa di veramente terribile sta accadendo da migliaia di anni e che non siete riusciti a percepirlo in tutta la sua perfidia. Allo stesso tempo ci sarà un enorme sollievo. Seguirà un periodo intenso di domande. Saranno i seguaci ad avere la peggio, perché dovranno mettere in discussione tutto ciò che finora ha costituito i parametri della loro vita. Se non sono pronti a lasciare andare tutto, allora dovranno andare loro stessi, perché non ci sarà spazio per nessuno su questo pianeta che sia sprofondato in una completa stagnazione e che intenda rimanere in uno stato di stagnazione. Anche se questa può sembrare una fine, è anche un inizio, perché non solo fluiranno rivelazioni su un passato atroce, ma anche nuovi pensieri e nuove direzioni. Nobili ideali verranno alla ribalta. Vi toglierà il fiato e deve essere ovvio ormai che ci saranno molte persone che non possono affrontare questo e che se ne andranno. Questi molti la chiamano morte. E a molti sembrerà, a causa della continua propaganda contraria, che questa sia la loro fine. Ma anche questa fine è solo temporanea. Essi saranno tenuti a rivedere la loro parte in tutti questi procedimenti, sia che scelgono di farlo sulla Terra, nei tempi della grande rivelazione, sia che decidano di farlo nel prossimo regno, dopo quella che voi chiamate morte. Grazie, Kandaek. Potete leggere il messaggio completo attraverso il link che trovate nella descrizione al video. Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 20 novembre 2020. Nessuno può dubitare del fatto che siamo davvero in tempi straordinari, come non avremmo mai potuto immaginare. Ogni anima deve decidere per se stessa quale sentiero vuole seguire. E per molti il cammino della luce è troppo impegnativo e non sono semplicemente pronti per questo. Ma si spera che si renderanno conto di avere sempre un'altra possibilità di ascendere. Non si tratta di dover ricominciare tutto da capo. Dal punto di vista spirituale, le lezioni apprese vengono portate avanti. Tante cose stanno accadendo tutte in una volta. Molte delle quali non arrivano alla vostra stampa, perché
perché c'è ancora riluttanza alla diffusione di notizie che si rivelerebbero impopolari per molte persone. Inoltre, in questo momento, molti sostenitori di Biden si aggrappano alla speranza che Trump non sia in grado di annullare i risultati delle elezioni. Le loro speranze sono infondate e le attuali indicazioni sono che Trump manterrà la presidenza. I lockdown stanno dando alla gente il tempo di accedere nuovamente a dove sta andando la loro vita e a quale scopo. A seconda del risultato, ci vorrà molto per metterli su un sentiero che terminerà con la loro ascensione, o una continuazione della vita nelle vibrazioni più basse, per ulteriori esperienze che mirano a sollevare le loro vibrazioni. Un esito positivo garantirebbe che siano pronti ad ascendere alla prossima occasione. Naturalmente tali anime riceverebbero ogni aiuto per avere successo e non sarebbero mai lasciate sole ad affrontare le sfide che si pongono loro davanti. Rendetevi conto che per le anime che non sono pronte ad ascendere, non vi portate con voi i vostri beni quando entrate nella nuova era. È molto simile al periodo che normalmente sperimentate tra un'incarnazione e l'altra. Tuttavia, l'importanza di questo particolare periodo non può essere trascurata, in quanto è quello che porta la vecchia era a una conclusione. Chiaramente, laddove le anime hanno avuto successo nell'elevare le loro vibrazioni, hanno il diritto di sentirsi euforiche, poiché ciò segna la fine di un lungo viaggio, lungo e impegnativo, che comprende molte vite precedenti. L'ascensione non è la fine dell'evoluzione, ma semplicemente l'inizio di un'altra fase, questa volta nella gioia e nella felicità, dove tutto è in armonia e amore. Vi diciamo in termini generali ciò che verrà e nella misura in cui lavorate al prossimo periodo di cambiamento, tutto sarà in previsione che siate in grado di mettervi alle spalle tutto ciò che non vi serve più per accogliere le nuove opportunità che si presenteranno. Il futuro è molto luminoso e accogliente. Quindi non disperate a causa del tempo insolito in cui vi trovate ora. Non durerà troppo a lungo e si stabilizzerà gradualmente. Rimanete forti e risoluti, sapendo che il periodo attuale giungerà lentamente alla fine e il nuovo prenderà il sopravvento. Vi lascio con amore e benedizioni e possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio arriva attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce, Mike Quincy, traduzione e voce Marina.